Perdevo tanto di quel sangue, partiva da qua, scendeva tutto l'occhio rosso perché mi era finito tutto il sangue nell'occhio. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Poi c'è il setup per un TikTok che sto per registrare che è crazy. Praticamente devo fare una montagna di bicchieri, ovviamente viola, sperando che bastino perché hanno preso due pacchi, ma sembrano, cioè sembravano tantissimi, in realtà adesso sembrano pochi. Ho costruito una slitta casalinga che consiste in questo cartone, in questo cuscino, io mi lancerò fortissimo. Un spettacolo. Sarebbe così divertente se arrivasse l'ultimo bicchiere e cadesse tutto. Che pettacolo. È stato divertentissimo, no? Risultato su TikTok. Se riesco a prendere quei bicchieri con la palla, non succede niente. Se invece non li colpisco, li faccio menare con la mazza da baseball. Baby girl, what you doing? Where your man? C'è un tramonto bellissimo stasera. Molto bella stasera il tramonto. Ehi, salve spettacolo, link in descrizione. La nazione a Milano inizia a far davvero caldo. Da dove inizio? Quello che è successo è davvero assurdo. Partiamo dal principio. Allora, ieri, domenica, ho caricato una foto su Instagram dove perdevo tanto di quel sangue. Partiva da qua, scendeva tutto. Si vedeva anche le gocce, c'avevo tutto l'occhio rosso perché mi era finito tutto il sangue nell'occhio. Quando l'ho caricata non pensavo di generare tutto questo scompiglio. Però per un attimo io credo di aver distaccato la mente da questo maledetto coronavirus. Visto che ormai si parla solo di quello, coronavirus, coronavirus. C'è il coronavirus e barbuto che perdeva sangue dalla testa. E tantissimi commenti dove: ehi, cosa è successo? Oppure: ehi, quale ketchup? Ehi, quale sangue finto? Un sacco di messaggi, la foto che ha fatto condivisioni, tutti che se la mandavano, tutti che si chiedevano: ma cosa è successo? Casino. Ho fatto un vero casino. Quando ho caricato la foto davvero non pensavo di generare tutto questo casino. Pensavo: sì, magari qualcuno si preoccupa. Tanti mi dicevano: ehi, sei uno scherzo, occhio. Perché non si scherza con queste cose? Nei film si vede gente morire, gente che sanguina, non succede nulla, cioè nel senso, quindi anche se fosse non ho capito perché non ci si possa scherzare. Non appena ho caricato la foto mi hanno scritto parenti, mia mamma, mia sorella: ehi, tutto bene, cosa è successo? A miei amici. Alcuni miei amici non so perché sono stati accusati di avermi picchiato. E io ieri non ci stavo capendo più nulla, non certo ho preso il telefono, l'ho spento per qualche ora. Poi ho detto: devo dare delle spiegazioni, sono davvero curiosi, la gente vuole davvero sapere cosa è successo. Ok, allora riaccendo il telefono e scrivo: domani alle 2:30 pubblico un video così spieghiamo dettagliatamente cosa è successo. Perché nelle storie di Instagram si sarebbe andato a perdere, no? Durava un giorno. Allora, nasce tutto così. Siamo andati a mangiare a un messicano. Dopo il messicano, tra l'altro buonissimo, ho mangiato tantissimo, andiamo in questo posto. Siamo tutti insieme. A un certo punto, tutto buio, vengo preso di forza, vengo legato con delle catene, quindi ero così, mani e piedi. Io non riuscivo a difendermi, non riuscivo a muovermi. Mi chiudono con uno lucchetto. E dopo un attimo mi trovo pieno di sangue. Tutta la faccia, tutta la testa, tutto il sangue che mi andava nell'occhio bruciava tantissimo, un dolore pieno, pieno zeppo di sangue. Ho detto: oddio, questa situazione è assurda, anzi, questa situazione sarebbe stata assurda se non fosse che eravamo in un escape room. Il sangue era sangue finto, me l'ha tirato questo tizio mascherato. Quando sono uscito il sangue non andava via, infatti se vedete ce l'ho ancora nei capelli. Non era ketchup, non era salsa, era sangue finto. Ho detto: mi scatto una foto dopo questa escape room. Ho provato a togliermi tutto il sangue, non andava via. C'avevo tutta metà faccia rossa. Guardo la foto e ho detto: damn, usiamola. Provo a caricarla, vediamo che succede. L'ho caricata, è successo tutto.
Però non ho detto niente, non ho detto neanche che mi hanno picchiato, non ho detto neanche che ho fatto un incidente. Non ho detto nulla, ho caricato la foto. Vi voglio bene. Se volete insultarmi, venite a farlo su Instagram.